E se fosse vero? E l'uomo si accorse di non avere più l'intelligenza. I fiori lo guardavano. Lui si avvicinò e un fiore parlò nella sua mente. Gli disse: l'uomo non poteva più usare l'intelligenza così, solo in ragione del suo egoismo e addirittura contro la vita. Adesso l'errore gli si rivolge contro, fino al punto che il male sarà molto negativo con se stesso e proporzionalmente alla sua mole agirà sulla propria origine. No, non strapparmi. Guarda. E potente delle sue scoperte intelligenti, il fiore assunse la figura di un frutto. Tra poco tempo io sarò così, pronto per te, per essere mangiato. Mi metabolizzerai e io mi trasformerò in te, processandomi tante volte in componenti del tuo funzionamento. In ultimo, mi abbandonerai lasciandomi tornare alla materia, dove continuerò il processo di trasformazione. Perciò che proceder creazionale vorrà originare. È un procedimento autonomo, continuo, di trasformazioni. Tutto serve a tutto, per tutto. Tutto è di tutto. Anche tu fai parte del tutto. No, i fiori non parlano. Sanno comunicare nella memoria dell'uomo. Così fece quel fiore, affinché l'uomo si ricordasse del cambiamento. L'uomo prese a camminare, sentendosi toccare dai raggi del sole che illuminava quel mattino con l'aria profumata di erba e di fiori. Poco più avanti, al picco dei massi, c'era un altro uomo seduto nell'erba che addentava un grosso frutto di un bel colore verde dorato. Fu talmente tanto interessante che, giuntogli vicino, istintivamente glielo tirò via di mano. Ne nacque una violenta lite. L'uomo del frutto cadde nel vuoto del precipizio dei massi. L'uomo, rimasto solo, si voltò. I fiori lo guardavano e lui li sentì di nuovo nella memoria. Senza l'intelligenza l'uomo è destinato a estinguersi. Questo è il pianeta della vita, dove tutto vive. E l'intelligenza ha il dovere di tutelare i funzionamenti di tutto. Gli uomini che hanno consapevolmente usato l'intelligenza contro la vita, contro gli equilibri dei funzionamenti, hanno fatto sì che l'intelligenza non fosse più un meraviglioso accessorio per la vita, bensì uno strumento pericoloso proporzionalmente alla sua stessa meravigliosa potenza. Gli uomini che rispettano il tutto, ciò che li guarda, che li sente, che li vive, amano tutto, ciò che li nutre, che li ospita, che li serve, tutto ciò che permette loro di camminare il tempo. Le intelligenze che amano. Ecco, questi non perderanno il senno dell'intelligenza. Cammineranno nella strada della vita. Ciò che viceversa non potranno coloro che avranno usato consapevolmente l'intelligenza contro la vita, ignorando i valori di tutto ciò
che ha un proprio esistere, un proprio essere, un proprio sentire, un proprio vivere. Questi uomini perderanno il senno e vedranno prima che tutto ciò che hanno intorno potrà ciò che loro non potranno più. Poi si estingueranno. Thank you.